Allora, buongiorno a tutti. Io mi presento, tanti mi conoscono, ma ci sono alcune classi e scuole invece che è la prima volta che seguono le nostre attività. Quindi mi chiamo Ornella Favero, faccio volontariato in carcere da tantissimi anni, ma è un volontariato particolare perché io sono giornalista e faccio una rivista che si chiama Ristretti Orizzonti, perché nel gergo carcerario i ristretti sono le persone detenute. E nel carcere, nella casa di reclusione di Padova. Però sono anche, come dire, responsabile di questo progetto a Scuola di Libertà, che è nato appunto da un'esperienza di lunghi anni fatta a Padova e che adesso cerca di raggiungere anche in questi ultimi anni, ha cercato di raggiungere con volontari, associazioni di tutta Italia, anche scuole appunto fuori dal Veneto. E oggi è un incontro in cui ci saranno fondamentalmente due testimonianze. Una è la testimonianza di Giorgio Bazzega, che quando aveva poco più di 2 anni ha avuto il padre ucciso negli anni della lotta armata del terrorismo nel nostro paese da un giovanissimo esponente di queste organizzazioni appunto di lotta armata, di terrorismo. Ma racconterà lui questa esperienza, però mi preme sottolineare una cosa, che noi portiamo in questi percorsi molto spesso, invitiamo a portare la loro testimonianza persone che hanno subito vittime di queste gravissime violenze, ma le portiamo perché con loro abbiamo aperto un dialogo importante. Abbiamo, intendo dire, il volontariato che opera nelle carceri. Giorgio, per esempio, è venuto molte volte nel carcere di Padova e ci preme spiegare questo perché non vogliamo, come dire, fomentare un clima di odio e molto spesso utilizzare le vittime come fanno spesso tantissimi giornali. In questo modo, no, noi vogliamo un dialogo e ci aiuta molto che ci siano persone come Giorgio che hanno subito un reato gravissimo, ma hanno anche capito l'importanza di uscire da una spirale di odio e di violenza e di dialogare anche con chi ha commesso reati molto gravi. Poi la seconda persona è una persona che faceva parte della mia, Lorenzo faceva parte della redazione nel carcere di Padova e che oggi sta facendo un percorso fuori particolarmente interessante perché è un percorso di dialogo e di lavoro sulla mediazione, cioè su un tema che ci sta particolarmente a cuore. Ecco, queste due persone porteranno due testimonianze diverse che a un certo punto si incrociano però. Perché noi questo vogliamo, che l'esperienza di tante vittime si incroci con l'esperienza di chi ha commesso reati e che dialoghi, se possibile, che tutti contribuiscono a fare questo sforzo di spezzare la catena del male, cioè di dire interrompiamo un clima di odio, di rabbia, di violenza e incominciamo a dialogare. Ecco, io mi fermo qui. E do subito la parola a Giorgio. Scusate, un'ultima cosa, mi sono dimenticata di dire che alla fine dei due interventi si potrà iscriversi, mandare le domande o anche farle direttamente. Ci scusiamo di queste modalità un po' complicate, ma abbiamo avuto delle spiacevoli incursioni di chi non ha altro da fare che, a proposito di odio, di portare parole di odio senza neanche, cioè nascondendosi, diciamo, come succede in questi seminari, quindi abbiamo dovuto mettere un po' di filtri. Ecco. Grazie Giorgio, a te. Grazie a voi, ciao a tutti. Intanto una precisazione, anch'io sto facendo il mediatore fuori come Lorenzo. Certo, ma tu lo devi raccontare. Poi ci arrivo. Io, e niente, la mia storia, la storia che racconto inizia
quando avevo 2 anni e mezzo. Quando avevo 2 anni e mezzo, il maresciallo Sergio Bazzega dei servizi di sicurezza antiterrorismo va a eseguire con la sua squadra e il vicequestore di Sesto San Giovanni, che era il luogo dove si sta svolgendo l'azione, che è stato invitato per cortesia, vanno appunto a eseguire un mandato d'arresto nei confronti di un presunto brigatista, un ragazzo di 21 anni che si chiamava Walter Allasia. E arrivano, io racconto cosa è successo perché è importantissimo nella mia storia la scelta che ha fatto mio papà. Bussa alla porta papà, che era il capo squadra, e aprono la madre e il papà di Allasia, che dicono che Walter non è in casa. Arriva anche il fratello, che c'era anche il fratello in casa. In questa anticamerina dove c'era la porta si trovano papà, Padovani e queste, i due genitori e il fratello di Allasia. Allora, quando si svolge un'operazione del genere c'è sempre la squadra, e anche se ti dico che non c'è in casa, prassi vuole che entri la squadra, si dice, a bonificare l'ambiente, ovvero a controllare che effettivamente non ci sia nessuno in casa. E in quel caso Padovani ha sentito che non c'era nessuno. Padovani, un uomo straordinario, con 1000 pregi, di una cultura incredibile, però non era un uomo d'azione. E per cui, una volta che ha sentito che non c'erano, si è incamminato nel corridoio che portava verso la camera di questo ragazzo. Questo ragazzo, che invece era in casa, l'ha sentito arrivare, è uscito dal corridoio e ha sparato. Lui, immaginate che ha sparato in questo corridoio dove c'era Padovani e dietro c'erano i suoi genitori, dietro i genitori e il fratello c'era mio papà. Immaginate anche lo stato d'animo di un ragazzo di 21 anni che fa una roba del genere. Allora, Padovani cade a terra. Papà era armato, ma aveva un mitra, non aveva una pistola. Per cui aveva sulla linea di tiro i genitori e il fratello di questo ragazzo, e le scelte da fare erano due: o tirare una sventagliata di mitra e tirava giù tutto quello che c'aveva davanti, quindi genitori, fratello, Allasia e tutto quello che c'era in corridoio, o se no provare a disarmarlo. Papà non ha sparato ovviamente perché sulla linea di tiro aveva 2 persone accenti, ha provato a disarmare questo ragazzo, che però mentre avvicinava gli ha sparato, l'ha preso nella palla, gli ha traforato tutti i polmoni e papà è morto poi in sala operatoria. Successo questo, ha provato a scappare dalla finestra, sempre questo ragazzo abitava pian terreno, sempre stesso San Giovanni, come ho detto prima. Fuori c'era tutta la squadra schierata che ha sentito la sparatoria all'interno, c'è stato un altro conflitto a fuoco e questo ragazzo è morto. È morto anche lui. Quindi quel giorno sono morti mio papà, è morto Vittorio Padovani ed è morto Walter Allasia, che è un ragazzo di 21 anni. Perché vi ho raccontato questo? Perché la scelta di papà per me è stato il più grande esempio di amore per la vita che abbia mai avuto. Nel senso, una scelta del genere io l'ho interpretata in questo modo, interpretandola in questo modo mi ha aiutato più avanti. Da lì inizia poi la mia storia, perché A parte qualche guaio all'inizio, perché si era ancora nei periodi in cui la pedagogia era che ai bambini non si dicono le cose perché non capiscono e bisogna proteggerli, invece i bambini sono delle spugne, per cui a me non avevano detto niente, però continuavo a fare il sindaco, prefetto, divise in casa, spezzoni di telegiornale, io avevo capito che papà era morto. Il problema è che, non avendolo raccontato, pensavo che fossero stati, mi ero convinto che fossero stati i suoi colleghi ad ucciderlo. Io avevo 2 anni e mezzo, tant'è che mia mamma se n'era accorta, perché quando entrava una divisa in casa io pigliavo la pistola e iniziavo a sparargli. E niente, lì percorso poi con lo psicologo che mi ha spiegato, e da lì devo dire che l'infanzia, a parte qualche piccola cosa, ho avuto un'infanzia fortunata, sono stato circondato d'amore. Era tremendo quando andavo a giocare a pallone, perché mi portava mia mamma che non ci capiva niente, e davanti a tutti, anche se avevo giocato malissimo, ma che bravo, io mi vergognavo come un ladro, ma queste sono cose che possono capitare. Lì il problema mio è iniziato a arrivare con la preadolescenza e l'adolescenza verso i 13-14 anni. Quando è morto papà aveva 32 anni, mamma ne aveva 27-28, adesso mi ricordo bene. E io ne avevo 2 e mezzo. Famiglia da me, io arrivo da una famiglia umile, mio nonno metteva giù i binari del treno, mia nonna era contadina, mio papà era poliziotto, l'altra mia nonna era custode, per cui arrivo da una famiglia umile, molto per bene, molto affettuosa, dove però non si avevano troppi strumenti per affrontare questo argomento. Per cui io ce lo siamo affrontati, la scelta mia e di mia mamma è stata di non
parlarne praticamente, se ne parlava solo quando c'era qualche cimonia che io odiavo profondamente, una selva di mani sulla testa che... Io mi ricordo quelle cerimonie perché c'ero io tutte queste mani sulla testa, bravo, tuo papà era un eroe, che alla quarta mano io gliela facevo più. E dicendo, non ne parlavamo, non avevamo parlato, tant'è che io ero veramente tanto, tanto ignorante su quello che è la giustizia. Io avevo, state a me, il mio senso di giustizia in quel periodo, la definizione che io avrei dato sarebbe stata molto più vicina al concetto di vendetta che al concetto di giustizia. E vi spiego anche dove esplosa questa cosa, perché mi ricordo che una sera stavamo cenando io e mamma e guardavamo il telegiornale come al solito e danno la notizia della scarcerazione di Renato Curcio. Renato Curcio è stato uno dei fondatori delle Brigate Rosse ed è stato colui che ha inserito Walter Alasia nelle Brigate Rosse, che l'ha addestrato, che gli ha insegnato a sparare, che gli ha dato le armi da custodire e che puntava appunto su sto ragazzo per farlo diventare uno degli uomini di punta a Milano delle Brigate Rosse. Io, nella mia ignoranza, ho sempre fatto fatica a vedere un ragazzo di 20-21 anni, per quanto io lo abbia odiato, perché l'ho odiato tantissimo. Ho sempre fatto fatica a vederlo pienamente responsabile di quello che aveva fatto. Per me il vero responsabile dell'assassinio di mio padre era Renato Curcio. Quando quel giorno ho sentito la notizia della sua scarcerazione in televisione, per me è stata una delle più grosse ingiustizie che mi sia mai vissuto fino a quel momento. Perché vi ripeto, ero ignorante in temi di giustizia. Curcio era stato liberato relativamente dopo poco tempo e una volta per me il fattore temporale aveva un'importanza enorme, adesso assolutamente no, però io, in quel periodo per me era stato dentro troppo poco. E l'avevo vissuta come un insulto alla memoria di papà, come se stato non avesse protetto la memoria di papà, insomma. E da quel momento è iniziato a montarmi una rabbia incontrollabile. È più o meno in quel momento che ho praticamente deciso che l'unico che avrei potuto onorare la memoria di papà sarei stato io, e l'unico modo in cui avrei potuto farlo sarebbe stato vendicarmi. Per cui ho iniziato ad organizzarmi anche, perché ho iniziato prima a fare le ricerche di dove stavano. Ho preso il più famoso Curcio e altri due o tre più famosi, Gallinari, quelli... Non tanto perché c'avevo un motivo, proprio perché erano i più famosi e io ero parecchio ignorante. Mi sono preparato perché ho iniziato a avvicinarmi poi alle arti marziali. A dire il vero, le arti marziali ho iniziato sul piccolo col judo, però poi ho iniziato a fare Thai box, pugilato, perché ho sempre avuto un brutto rapporto con le armi. E la mia idea era che volevo staccargli la testa con le mie mani a Curcio. E il problema è che io arrivo da una famiglia con dei valori che sono all'opposto di questi. Cioè, mentre a me montava la rabbia e mi volevo vendicare, mia mamma mi raccontava, mia mamma preoccupatissima perché mi conosceva e vedeva che iniziava a montarmi questa rabbia, invece mi raccontava di come papà le parlava di questi ragazzi, cercando di farmela smontare la rabbia. Lei non ha mai avuto una parola d'odio verso nessuno. Le è scappato una vacca stronzo una volta, però cioè, in tutta la vita... È veramente una donna che ha cercato in tutti i modi di tenermi lontano dalla rabbia. Mi ripeto, mi raccontava di come le confidasse di essere in difficoltà quando andava a interrogare questi ragazzi, perché lui era abituato ad avere a che fare con dei criminali comuni, chiamiamoli, e questi non erano i soliti con cui era abituato ad avere a che fare, perché questi ragazzi sue che mediamente erano tutti più istruiti di lui, con una cultura maggiore alla sua, e sempre usando lui, che usava una parola molto forte, un concetto molto forte, dice a mia mamma: Luciano, io quando vado a interrogare Curcio o questi qua, io devo stare veramente attento a non farmi plagiare. Perché quando mi parlano di giustizia sociale, io come faccio a non accorgo? Cioè, il papà di mio nonno era un operaio delle ferrovie che metteva giù i binari del treno e la nonna era una contadina. Immaginate anche il contesto da cui arriva papà. E papà dice: come faccio a non essere d'accordo quando mi parlano di giustizia sociale, di fare tutti questi... Ma il problema... E che quando uno sceglie poi la violenza per affermare i propri diritti, può avere i propri pensieri, può avere la migliore delle intenzioni, ma con la violenza si manda tutto a ramengo. E lei mi raccontava, ma io non ero ancora pronto ad ascoltarle queste robe, perché più sentivo queste cose, più mi incazzavo, mi dicevo, ma come fai a dire queste robe?
Io uso i termini che usavo una volta, faccio questi bastardi assassini, perché per me non erano più persone, cioè per me erano degli assassini e basta. E questo contrasto interiore mio era veramente difficile da gestire, perché comunque mi sentivo che avevo una missione, ma mi sentivo sbagliato rispetto all'educazione che avevo avuto, una roba veramente, veramente tremenda. E la soluzione che avevo trovato io per dirla sono state le sostanze. Quindi da quella che era una dipendenza nei confronti dell'odio che iniziava a nascere, mi sono buttato a pie pari in una dipendenza di sostanze vera e propria. Io arrivo da Milano, da un quartiere che si chiama Barona, che è un quartiere vivace, diciamo, dove è facile entrare a contatto con certe realtà. E io a 13-14 anni ho iniziato a farmi le mie prime canne, verso i 15-16-17 ho iniziato a pippare, calare. Mi sono fatto tutto tranne che l'eroina e acidi, ma non perché fossi particolarmente intelligente o particolarmente sveglio, perché quando ero bambino io è stato il periodo di massima diffusione dell'eroina in Italia. E io fin da bambino ero a contatto con l'eroina, mi ricordo da bambino, guardavo per terra, c'erano le strade piene di siringhe, le siringhe infilate negli alberi, ogni tanto trovavo qualcuno accasciato con la siringa nel braccio, per terra svenuto o comunque tutto in overdose. E anche da bambino c'ero molto a contatto. Vi racconto un aneddoto per farvi capire. Cioè io abitavo beh, in questo quartiere, la Barona, e ovviamente con mia mamma che però lavorava. Io andavo a scuola, ero stato operato e dovevo tornare a casa a mangiare perché avevo una dieta particolare. E andavo dalla mia nonna. La mia nonna che però non poteva poi a tornare da lei, ci tornava col pullman della scuola, però dovevo essere riportato a scuola. E mia mamma, poverina, mia nonna, pardon, non poteva, non riusciva perché era anziana, aveva dei problemi. Allora mia mamma ha avuto la brillante idea, ha detto, vabbè, c'è la nostra custode che c'ha il figlio, il Valterino, che c'ha 18 anni, non fa niente, ha parlato con lei, ha detto, do qualcosa al Valterino se mi accompagna il Giorgio a scuola, pensando anche di farmi conto. E io ero contento, il problema è che Valterino si faceva di eroina come un pazzo. Lui arrivava con questo motorino per portarmi a scuola ed era talmente fatto che invece che guidare lui io dietro, mi mettevo io che avevo 9 anni più o meno, 9-10 anni, mi mettevo io davanti, lui dietro, guidavo il motorino fino a scuola, lo lasciavo dietro a scuola perché a me piaceva andare in giro il motorino e non volevo farmi vedere dalle maestre, sennò finiva il gioco con i secondi. E io ho fatto più o meno 2 anni di scuola a ritornare così. Senza nessuno, però sapevo benissimo che lui non riusciva a guidare perché era fatto di eroina ed ero terrorizzato, ma veramente terrorizzato. E sono terrorizzato anche adesso perché non so lì, ma a Milano adesso stanno facendo le dosi da 3-5 euro per i ragazzi per farla tornare ed è una roba tremenda. Fatto sta, a parte questo aneddoto simpatico, io vado avanti con questa mia dipendenza, inizio a fare veramente tanto uso di sostanze. Perché mi ero accorto che erano tanti motivi. Innanzitutto, quando ero ragazzino, io la prevenzione sulle droghe era la droga fa male. La droga è brutta, è una roba cattiva e fa male. È la prima volta che tu provi una sostanza, è la roba che ti frega, perché è la prima volta che tu provi le sostanze ti fregano perché sono belle. Cioè, la prima volta che tu ti fai un pippotto ti diverti, la prima volta che cali un ecstasy ti diverti. E va raccontato questo, perché a me è fregato questo, per esempio, perché la prima volta che ho pippato, ho detto, vabbè, guarda, non sono morto, non sto, anzi sto da Dio, ma ho raccontato un sacco di cazzate. E invece è proprio questo che ti frega. E io ne sono caduto dentro a pie pari proprio. E ho fatto un po' di anni di dipendenza. Poi la cocaina è parecchio subdola, perché all'inizio ti dà l'illusione di poterla gestire. Ti dici, ah, mi faccio solo i weekend, mi faccio solo un pippotto quando esco con gli amici, decido io. Però iniziano a essere tutti i weekend e pian piano inizia a essere più di tutti i weekend e ti ritrovi senza neanche accorgertene che la tua fidanzata diventa la sostanza. Cioè tu inizi un rapporto quasi veramente intimo con la sostanza, nel senso che pensi solo a quello. Cioè pensi solo a quello, tu puoi avere rapporti, io ho fidanzate, ma l'unico pensiero è dover trovare i soldi per farmi. Ed è una roba tremenda questa, perché entri in un circolo veramente tremendo, perché senza accortene che sei già dipendente. Poi non so come da voi a Milano, il problema è che anche la cocaina è quasi socialmente accettata e si trova ovunque. Cioè io ho visto gente veramente insospettabile, per cui è veramente difficile. Io ho fatto anni così, anni in cui mi facevo, anni in cui mentre mi facevo parlavo agli altri come mi sarei vendicato della mia storia e non soffrivo perché ti anestetizza anche un po' i sentimenti. Le sostanze ti anestetizzano anche un po' i sentimenti.
finché la faccio breve perché sto guardando l'orologio, se no Ornella dopo mi cazzo. E la prima volta avevo mia mamma disperata, avevo la mia famiglia disperata, perché quando sei in una condizione del genere, ovviamente chi fai male sono le persone a cui vuoi più bene. E allora un po' per quello, un po' perché ce li avevo tutti addosso dentro me, dicevo, ciao, ripuliamoci un attimo, così mi levo tutte le pressioni di dosso e poi magari torno a fare quello che facevo senza rotture di balle. E così ho fatto, perché ho fatto la prima comunità, che era una comunità non residenziale. Ovvero io abitavo da solo, sono dovuto tornare a vivere con mia mamma, mi avevano dato tutte le regole a casa che si hanno in comunità. Io andavo 2 volte alla settimana in comunità, una volta con gli educatori, una volta con la psicoterapeuta. Ho fatto 3 anni di percorso in cui ho tolto la sostanza perché ero molto bravo a fare queste cose quando volevo. Ho appunto tolto la sostanza, ho fatto 3 anni di percorso, ero fidanzato con una ragazza pulitissima che non beveva, non fumava, mi aveva fatto smettere di fumare, mi aveva fatto pure svendere la moto che c'aveva paura. Vabbè, che mi sentivo talmente marcio io che cercavo qualcosa che secondo me fosse veramente pulito da Berloncino. E mi ha aiutato tantissimo. Tantissimo, il problema è che quella comunità io non l'avevo fatta per me, io l'avevo fatta un po' per mia mamma e un po' per altri motivi. E quando tu devi uscire da una dipendenza, l'unica motivazione che ti dà la forza necessaria è ricominciare a voler bene a te stesso e farlo per te stesso, perché è l'unica motivazione abbastanza forte per riuscire a superare una cosa tanto grande. Tant'è, ho fatto io questi 3 anni, sono arrivato all'ultimo giorno di comunità. Mi salutano tutti, bravo Giorgio, grazie, bravi tutti, abbiamo finito, ci vediamo, esco, vado a casa, mangio con mia mamma, le do un bacio, la saluto, bacio e esco, e quella sera stessa ho chiamato i miei vecchi amici e sono tornato a pippare. Ma quella sera stessa, proprio io ho finito la comunità, nel giro di 4 ore ero nel locale con i miei amici a pippare. E lì c'è stata la ricaduta. E la ricaduta è tremenda perché oltre a tutti i motivi che hai, tutti i tuoi traumi, tutti i tuoi vuoti che ti portano a farti, perché non è che uno si fa per sport, uno si fa perché c'è dei vuoti da colmare. C'è anche il senso di fallimento di esserci ricaduto. Se voi dite è paradossale perché uno, io sapevo che la facevo per levarmi il peso e tornare a fare quello che volevo fare io. Ma una volta che ho ricominciato a pippare mi sono sentito comunque un fallito. Ed è stato il periodo peggiore, è iniziato il periodo peggiore della mia vita. Peggiore della mia vita perché se prima potevo avere qualche speranza, in quel momento avevo perso tutte le speranze. Io non avevo visione del futuro per me. Ero solo concentrato sul farmi e su pensare a come ammazzare quello là, lo curcio. Ed è iniziato veramente il periodo più tremendo, perché adesso ragazzi è difficile qua spiegare, ma cioè, ti ritrovi solo, ma fai male te stesso. Io avevo una madre che gli hanno ammazzato il marito e vedeva che si stava suicidando con le sue mani. E in più quando odi, tu non fai mai, a meno che non arrivi poi a compiere quello che vuoi fare, ma mentre tu odi, mentre tu sei in questo vortice di odio, le uniche persone a cui fa male sono le persone che ti vogliono bene e che ti stanno vicino. E io ho avvelenato tutte le persone che mi stavano vicino con la mia rabbia e il mio odio. E anche qui l'ho fatto breve, ho fatto parecchi altri anni di dipendenza, sempre più pesante, dove stavo perdendo tutto. E mi sono trovato una mattina col down della sostanza, ovviamente, che ti scende. E il down della cocaina, come delle altre, è tremendo, perché cioè. A parte che stavo male anche fisicamente, dopo un po' non è vero che non dà problemi fisici, cioè quando c'è l'astinenza anche la cocaina la senti. E mi sentivo, poi io la mattina quando mi scendeva il down, che mi saliva il down, che mi scendeva la sostanza, io mi sentivo sempre osservato da mio papà, cioè era il momento peggiore della mia giornata, mi sentivo un figlio indegno. Io quella mattina, non è tanto che lo racconto, ma quella mattina io pensavo di farla finita. Perché non ce la facevo più, ero disperato, ero veramente disperato, non ce la facevo più, mi rendevo conto che stavo facendo soffrire le persone a cui volevo bene, mi rendevo conto che nonostante tutte le qualità che avevo nella mia vita non stavo combinando niente e che non avevo speranze perché ho detto se ci sono già ricaduto, figurati se ci esco ancora. E
E nel momento in cui volevo farla finita, mi è arrivato mi è arrivata una testata del mio cane, che ero seduto con la testa bassa, e mi ha tirato una capocciata sul naso che mi ha fatto uscire il sangue dal naso. È come per dire svegliati. In quel momento ho avuto quello che gli altri chiamano l'attimo, il momento di lucidità, l'attimo di lucidità. È come se metaforicamente mi fossi ritrovato davanti a uno specchio per la prima volta, quasi lucido, e dire, ma mi sono detto, ma Giorgio, ma che cazzo stai facendo? Cioè, tu hai una storia che hai un padre come quello che hai avuto, una madre come quella che hai, che mia mamma è la formica atomica, per me è piccolina, ma mia mamma è una forza impressionante. E poi io non mi sono mai sentito troppo un coglione, cioè io sapevo di avere delle qualità. E in quel momento ho detto, vabbè, no, voglio vivere. Cioè, pensantemente, papà, è tutto. Il pensiero che ho avuto è stato, no, voglio vivere. E voglio vivere, voglio vivere, non sopravvivere, che è il titolo di una manifestazione meravigliosa che organizza il mio amico Massimiliano Ravanetti, che dà il senso della cosa. E allora ho chiesto aiuto. Allora, per la prima volta in vita mia, ho chiesto aiuto. Sono tornato a darmi tutte le regole che avevo in comunità. Mi sono appoggiato a uno psicoterapeuta e ho tolto la sostanza. Mi sono chiuso in casa per mesi, perché io abitavo sui Navigli, sopra Conchetta, che è un centro sociale a Milano dove c'avevo tutti i miei amici. Ma tutti i miei amici che si facevano, cioè io uscivo di casa e c'avevo davanti sta roba qua, per cui mi sono chiuso veramente 4 mesi che non sono uscito di casa. Mi portavano da mangiare, mi portavano le robe. E ho levato la sostanza. Ho cambiato casa, perché rimanere lì a rischio mi sembrava abbastanza da idioti. Però il problema è che quando tu levi la sostanza, ti ritrovi con in mano il motivo per cui la usi quella sostanza. Il motivo mio era far pace con la mia storia. Io ho provato all'inizio ad avvicinarmi a quelli che ritenevo come me, ovvero altre vittime del terrorismo, altre vittime della lotta armata. Sono entrato anche nell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, sono entrato nel collettivo. È stato uno dei periodi in cui ho fatto più danni della mia vita, perché comunque i messaggi di questa associazione, che fa tante robe straordinarie per le vittime, ma non ha troppi strumenti per aiutare i traumi. In Toscana non esistono ex assassini, il vero ergastolo lo viviamo solo noi. È vero, questi ex hanno scontato una pena, però adesso devono stare zitti. Allora, in nome della costruzione anche magari, cioè in nome dei valori per cui i nostri cari sono morti. Questo che vi sto dicendo vi può far capire il dolore cosa porta a fare. Cioè, perché in nome della Costituzione, per esempio, chiedeva cose incostituzionali. Comunque. E in quell'ambiente io non stavo bene. Non stavo bene perché io cercavo qualcosa che mi aiutasse a uscire da questo rancore. E invece in quell'ambiente a parole bisognava essere bravi, perdonare in senso cristiano, ovvero dall'alto far cadere il perdono a quello più inferiore e cattivo che sta dall'altra parte, e non incontrarli, perché c'era anche il divieto nello statuto di incontrare gli ex della lotta armata. E mi mandavano in giro a portare questo tipo di discorsi, e io sentivo che la mia rabbia, invece che essere contrastata, era accettata. Cioè, come se fosse normale che io dovessi essere così. Ma io così non stavo bene. Finché arriva uno dei giorni più belli della mia vita, perché io sono un gran fortunato, ma sono fortunato nel senso che in tutti i periodi, i momenti peggiori, ho fatto un incontro, sono inciampato a un bivio e sono inciampato dalla parte giusta senza farlo apposta, ma sono veramente un fortunato da questo punto di vista. E quel giorno mi ricordo che l'associazione mi manda a Cortina a una serie di incontri che si chiamava Cortina Incontra, moderati da Enrico Cisnetto, che era un giornalista di Sky, dove c'erano vari temi, e quella sera si parlava di terrorismo, lotta armata. Invitano me, invitano la vedova di una carabiniere morta nella Siria. Invitano Placanica, che era il carabiniere che ha sparato a Carlo Giuliani a Genova, che non ho mai capito cosa ci facesse, una roba sul terrorismo, però c'era anche lui. E c'era quello che è diventato il mio eroe. E c'era Manlio Milani. Io non so se qualcuno di voi lo conosce. Manlio Milani è il presidente dell'Associazione delle Vittime di Piazza della Loggia di Brescia.
lui ha visto esplodere sua moglie fisicamente durante l'attentato. E io auguro a tutti di conoscerlo, ascoltarlo almeno un quarto d'ora nella vita, perché è la persona più straordinaria che abbia mai incontrato nella mia. E grazie a Dio prende la parola lui prima di me. E inizia a parlare e a fare un discorso dove racconta di quando prende un aereo per andare in Giappone a incontrare Delfo Zorzi. Delfo Zorzi adesso è stato assolto da tutti i processi, ma era stato implicato in tutti i processi di strage in Italia, forse tranne Bologna, che era esponente di Ordine Nuovo, un'organizzazione neonazista. Fatto sta che ai tempi non era ancora stato assolto e viveva in Giappone, con la cittadinanza giapponese, tra l'altro, anche qui. Anche qui è carino, cioè se andate a vedere quante persone hanno preso la cittadinanza giapponese dal dopoguerra oggi e gliel'ha andata lui che è un fascista, facciamoci due domande anche sul perché proprio in Giappone magari, perché è appassionato di storia, faccia due collegamenti. E appunto Maglio racconta di quando va in Giappone, piglia l'aereo, si mette davanti a questo Delfo Zorzi per parlarci, perché lui voleva capire. Allora, dire ste robe... a una persona equilibrata sulle cose più normali del mondo. Il problema è che io, come tante altre vittime, equilibrato non ero. E sentire una cosa del genere per me è stata una rivoluzione. Io ero la prima vittima che sentivo parlare in questo modo ed ero molto affascinato dal suo modo di parlare. Perché Maglio è una persona che io definisco serenamente determinata, perché ha un modo di parlare caldo, sereno, coinvolgente. Ma in quel comfort che ti crea, tira fuori dei concetti che sono veramente devastanti, che sono veramente forti, forti. E io ero rimasto affascinato da questa sua serenità, perché era quello che io, parlando di queste cose, perché era quello che io non riuscivo a fare, era quello che inseguivo da una vita. Io avevo voglia di star bene, non ce la facevo più a stare così. E rimango affascinato da quest'uomo. E quando continua nel suo discorso e fa il discorso che per me è il discorso più importante che una vittima deve farsi, fa il discorso e dice, questo discorso che diceva, va bene, io ho subito questo tipo di violenza tremenda, mia moglie è esplosa durante un attentato, mi ha messo una bomba, ma io che responsabilità ho avuto nella diffusione del pensiero violento che c'è stato in quegli anni, quando per esempio andavo alle mie di manifestazioni, Maglio ha riscritto il Partito Comunista e i sindacati, e canto Basco Nero il tuo posto al cimitero, o l'unico fascista buono e il fascista morto. Ma io ho avuto un ruolo nella diffusione di quel pensiero violento. Per me questa è stato veramente un'illuminazione. Cioè, sentire una vittima a fare questo tipo di discorsi per me è stata un'illuminazione. Faccio sempre l'esempio, io mi sono sentito come in Blues Brothers quando John Belushi viene investito dal fascio di luce e dice sono in missione per conto di Dio. E capisce? Per me è stata più o meno una roba simile. Il problema è che finisce Maglio con questi discorsi straordinari e passano il microfono a me e io che cazzo gli raccontavo? Scusatemi, ogni tanto mi parto l'intercalare carino. E cos'è che gli raccontavo? Io avevo capito che quella lì era la strada per star bene, che era la strada giusta, l'avevo capito subito, ma non avevo strumenti io per dirgli cose intelligenti e mi vergognavo ormai da subito a dire quello che mi ero preparato di dire, per cui ho finto un malore, ho finto di star male, ho ributtato il microfono a Maglio, ho detto meglio che parli lui, da quel momento io mi sono attaccato a Maglio. Anche qui, per farla breve, dopo un po' io esco dall'associazione perché Maglio mi propone di partecipare a un gruppo di incontro con gli ex della lotta armata sui paradigmi della giustizia riparativa. E io ho voglia di star bene. Io questa scelta non l'ho fatta perché ero una brava persona, io l'ho fatta per egoismo, perché avevo voglia di stare bene. Non ce la facevo più, le avevo provate tutte, avevo provato 2000 psicologi nel frattempo, cose, però il mio problema, il mio nodo non riuscivo a sciogliere. E allora ho detto, vabbè, se me la propone lui, una persona come lui può essere la chiave, mi sono fidato di lui e avevo voglia di stare bene, ho accettato. Ed è stata la scelta più intelligente che potessi fare, perché alla fine della fiera, solo la cosa che io ritenevo scandalosa, ovvero incontrare quelli che erano responsabili della morte di mio padre, mi ha aiutato a superare tutti i miei traumi. E adesso dovrei stare qui un'altra ora e dopo Ornella non mi parla più, io le voglio bene, ci tengo tanto. E quindi la faccio un attimo breve. Sono entrato in questo gruppo e confrontandomi con queste persone, innanzitutto, e vi dico come è iniziato, io sono entrato, mi sono trovato di fronte a alcuni di questi qua della lotta armata, altre vittime come me, io sono stato il primo a prendere la parola, li ho guardati e faccio, mettiamo subito una roba in chiaro, faccio, io sono qua
adesso per parlare, ma io vi voglio ammazzare tutti uno per uno ed è una vita che mi sto preparando per ammazzarvi tutti. Ora, questo l'ho raccontato perché da molti racconta la giustizia riparativa come se fosse un volemos bene, un finirla tra luce e vino, l'ho sentita definire. Giustizia riparativa è fatica, dolore, cioè è veramente tanto impegno, tanta fatica, è un percorso lungo dove ci devi mettere tanto del tuo e dove sbutti sul tavolo quelle che sono le tue viscere, i tuoi sentimenti, tutto il tuo passato, il tuo vissuto, e lo fa sia chi ha subito la nostra persona. Voi immaginatevi quanto può non essere facile una cosa del genere. E paradossalmente io ero avvantaggiato, cioè perché comunque io mi presentavo come il giusto figlio dell'eroe. Voi immaginate chi si sedeva di fronte a me, che forza che ha dovuto avere all'inizio. Cioè io li ho stimati tantissimo per questa cosa qua. E poi la prima reazione è stata bellissima, perché io gli ho detto questa roba che era un po' una provocazione la mia. Io dentro di me li volevo un po' provocare, speravo anche in qualche reazione. Invece la reazione è stata di accogliere questa mia rabbia. Io per la prima volta ho sentito accolta la mia rabbia. E scusate, mi è uscito un messaggio che c'è la connessione instabile. Si sente bene? Sì. Ok, a posto, scusate. E per la prima volta in vita mia ho sentito accogliere questa mia rabbia. E non come si fa con al poverino, sì, tuo papà era un eroe, giusto che sei arrabbiato di sottotitolo. Ma l'ha raccolta nel modo più giusto, più corretto, più vero. E in quel modo hanno fatto scemare già la mia aggressività, ma hanno smontato subito da quel punto di vista. E lì è iniziato un percorso che è durato 10 anni, un percorso di confronto, un percorso in cui abbiamo riscoperto reciprocamente la nostra umanità. Cioè io riconoscendo, noi facciamo una cosa grossa, mediamente quando si ha a che fare con qualcuno che ha commesso un reato, una roba, quella persona viene cristallizzata nel reato che ha commesso. Per cui diventa l'assassino, il ladro, quel che è. No, lì facendo durante questo incontro ho scoperto che facevo questa roba terribile e le persone invece sono tanto altro. Non è giusto cristallizzare uno in un errore che ha commesso, perché quella persona poi evolve. E non è vero che le persone non cambiano. E non è assolutamente vero. Nella mia esperienza ne ho viste cambiare, sono cambiato anch'io. Cioè, ne ho viste tante cambiare. E senza incontro non avrei mai... Non sarei mai arrivato a capire queste cose, non sarei mai arrivato a capire, per esempio, che facendo così noi disumanizziamo l'altro. E la cosa di cui noi vittime del terrorismo accusavamo di più gli ex della lotta armata era di aver disumanizzato i nostri cari, di averli resi degli etti, averli resi non più il padre, la madre, il fratello di qualcuno, ma il poliziotto, dei simboli, delle cose. Ed era una roba che gli criticavamo tanto, che gli rinfacciavamo tanto, una roba che per noi era tremenda. Beh, io incontrando loro mi sono reso conto che io facevo la stessa identica cosa quando parlavo di mostri, quando qualcuno aveva ucciso qualcun altro, anche delle regioni, il mostro, l'assassino. Io facevo la stessa identica cosa che rinfacciavo a loro di aver fatto con mio papà. E la cosa più bella invece che ho capito, e di cui mi sono reso conto, è che ho imparato a conoscere più anche il mio papà in questo percorso. Mi sono riguardato dentro me stesso e mi sono reso conto lì che io volevo onorare la memoria di papà andando contro i valori per cui lui era morto. Papà era una persona profondamente democratica e progressista. Lui aveva scritto un articolo all'Unità in cui parlava della necessità di addestrare gli agenti al non uso delle armi. Cioè, delle robe degli anni 70 che l'ho trovata adesso. Infatti in questo lo chiamano comunista, che non era una roba tanto bella. Però io sono orgoglioso di quello che era mio papà. E con questo percorso, conoscendo loro, sono riuscito a conoscere anche di più il mio papà, riconoscere di più la mia storia. E sono riuscito a spezzare quella che era la mia vera dipendenza. Io ho capito che la mia dipendenza era le sostanze, ero dipendente dall'odio. Io vivevo pensando all'odio. E ripeto, e quando tu odi non fai male alla persona che odi, avveleni e fai male a tutte le persone che ti stanno intorno. Fatto sta che ho fatto 10 anni di questo percorso, è stato la cosa più bella che abbia mai fatto nella mia vita, perché poi vi racconto l'ultimo aneddoto. Quando un giorno, e capite cosa volevo arrivare a dire, quando un giorno uno dei partecipanti al percorso, un ex della lotta armata, che si chiama Mario Ferrandi, che è un ex di prima linea, con cui sono diventato, io con quasi tutti, anzi con tutti sono diventato molto amico adesso, li definisco proprio amici. Mario mi chiama, Mario ho avuto dei confronti molto profondi, Mario mi conosce molto bene.
E mi chiama per dirmi che viene Curcio a parlare a 100 metri da casa mia, al Barrio, si chiama un centro sociale comunale qui, che organizzava una serata dove parlavo ai ragazzi, appunto Curcio veniva a 100 metri da casa mia. Allora, io non ne avevo ancora finito il percorso, ero già a buon punto. E Mario aveva capito perfettamente che il mio mostro, quello che è il mio mostro, il mio scoglio, quello che devo superare all'incontrare questa persona, che per me è sempre stata il mostro, ripeto. E io ho fatto 2 giorni, perché aveva detto 2 giorni prima, ho fatto 2 giorni che non ho dormito la notte praticamente, perché ero agitato, io volevo andare, ma io avevo paura. Cioè, io avevo paura di saltargli addosso, cioè, io avevo paura, avevo fatto un percorso straordinario, iniziavo a star bene, avevo paura di trovarmi davanti, di saltargli addosso e mandare a puttane tutti gli anni di lavoro che avevo, scusatemi, ancora avete capito che ormai sono fatto così. Tutto da mandare a ramengo tutti gli anni di lavoro, di percorso che avevo fatto. Io ero veramente spaventato da questa cosa, anche perché io ai tempi ero uno anche abbastanza, prima di iniziare il percorso, ero uno anche abbastanza facile alle mani. E allora niente, arriva il giorno, ero lì fuori da casa, piglio uno dei miei cani e decido di andare. Decido di andare, arrivo e quando sono più o meno a 50 metri vedo lui, un capannello di 20-30 persone, e lui in mezzo che parla. E lì ho dato un nuovo significato al concetto di sentire scoppiare il cuore in petto, perché sembrava che stesse scoppiando veramente il cuore in petto, facevo fatica veramente a respirare, ho avuto un momento veramente di crisi, ero tanto spaventato per quello che vi ho detto. Però mi sono fatto forza, io sono sempre stato un po' un kamikaze, alla fine mi sono sempre buttato nelle cose. E allora io ci tengo a sottolineare che se lo facessi adesso lo farei in modo completamente diverso, perché non avevo ancora finito il percorso, non avevo fatto tutto il mio corso, avevo ancora dei modi di fare un po' da bulletto, un po' da periferia, diciamo. Per cui arrivo, c'era sto capannello di persone, io metto una mano su una spalla a uno di quelli che era nel cerchio, gli do una spinta e lo levo praticamente senza chiedere permesso né niente, entro in mezzo al cerchio e mi metto davanti a Curcio. Guardo in faccia Curcio, lo guardo e gli faccio, ciao faccio, io sono Giorgio Bazzega, faccio, ti dice niente il mio nome. E ripeto, adesso l'avrei fatto in modo totalmente diverso, perché l'ho messo praticamente spalle al muro in quel momento, adesso lo farei in modo totalmente diverso. E lui ha capito benissimo chi ero, perché lui conosceva mio papà andava a interrogarlo in carcere. E ha iniziato a balbettare, a dire, ma no, no, non so chi sei. Era terrorizzato, si vedeva. Io ho continuato e dicevo, come, mio papà Sergio non lo conosci, Bazzega. E lui, no, è il tuo amico all'Asia? E lì ha avuto un attimo e fa, ah no, sì, Walter. In quel momento stava veramente balbettando, indietreggiando. E a me è venuto di allungare una mano, mettergliela sulla spalla e dire, guarda, stai tranquillo che io non ti devo fare niente. Se non voglio farti del male, volevo solo guardarti in faccia, volevo che mi guardassi in faccia perché sei venuto qui a casa mia, hai capito chi sono, hai capito perché, speravo mi dicessi qualcosa, ma vedo che no. Niente, ti saluto, io l'ho finita qua. Mi giro e me ne vado. Nel momento in cui me ne vado, nei momenti di così tanta tensione, i sentimenti in cui ti rifugi sono quelli che conosci meglio. Il mio sentimento dominante era la rabbia prima. E appena uscito, il primo pensiero è stato: ma come cazzo ha fatto una mezza sega del genere che mi vede e non riesce neanche a parlarmi, a fare tutto quello che ha fatto, tutto il male che ha fatto? Ma non ho neanche fatto tempo a finire il pensiero, perché come. Se fisicamente proprio mio papà mi avesse dato un coppino sul collo e mi avesse sussurrato all'orecchio, guarda Giorgio, cioè, ma perché pensi a ste robe? Tu sei stato di fronte a quello che volevi uccidere per tutta la tua vita e invece di tirargli 2 calci in bocca gli hai messo una mano sulla spalla e gli hai detto che l'hai rassicurato. Io in quel momento per la prima volta nella mia vita mi sono sentito libero. Perché quel gesto mio di rassicurazione mi aveva liberato dall'odio che avevo verso quella persona. E da quel momento ho iniziato a star bene, ho finito il percorso, uno dei mediatori del nostro percorso mi ha proposto di diventare a mia volta mediatore, perché secondo lui avevo le caratteristiche, ho fatto il corso di mediazione con il mio amico Lorenzo, che parla adesso, e dove siamo diventati tanto amici perché gli voglio bene dell'anima, tra l'altro uno dei mediatori migliori che io conosca. E adesso sto bene, oddio, non sono diventato San Francesco, però insomma. Sto bene, sono sereno. Mi trasferisco a Reggio Emilia e Parma perché apriamo il centro di mediazione a Parma e farò solo questo della vita. Sto
Insomma, per me l'incontro è stata l'unica roba che mi ha veramente, veramente aiutato a dare un senso alla vita. E come direbbe il mio amico Musk, iniziare a vivere e a non sopravvivere, e non a sopravvivere. Vi ho già rubato tanto tempo, adesso Ornella mi dirà quello che deve dire. Grazie per l'ascolto a tutti. No, grazie Giorgio, è una vita che cerco di ripulire il suo linguaggio dalle parolacce, ma purtroppo non ci sono riuscita. Comunque, no, soltanto prima di dare la parola a Lorenzo, volevo sottolineare una cosa che siccome tu, e lo dico proprio anche come giornalista che si occupa di questi temi, che noi pensiamo, no, che l'odio che provano per esempio le vittime sia qualcosa che fa stare bene, cioè è giusto odiare, giusto. Ecco, la storia di Giorgio credo che sia la dimostrazione di come da una spirale di odio, cioè, si arriva, si sta male prima di tutto chi lo prova l'odio, non ti alleggerisce in alcun modo. Per lui è stato un percorso con l'odio, ad esempio. Quindi proprio fare una riflessione sul fatto che spingere all'odio o dare la parola alle vittime che sono più arrabbiate con il mondo, in qualche modo non aiuta. Quindi io credo che sia importante sentire percorsi come quello di Giorgio per capire che quella è la direzione in cui bisogna andare, cioè dell'ascolto. Ecco, importante l'esperienza che lui ha citato, è durata molti anni, è stata raccontata in un libro che si chiama Il libro dell'incontro, in cui per anni appunto le persone, gli autori o i familiari degli autori di questi gravi atti negli anni della lotta armata, hanno fatto un percorso di dialogo con persone come Giorgio e altri, che hanno subito reati gravissimi negli anni della lotta armata. Appunto, è stato un percorso che è andato avanti anni e che, ha portato, per esempio, Giorgio a prendere questa strada di, diventare mediatore. Con un percorso totalmente diverso, anche Lorenzo è arrivato a questa percorso, diciamo, a questo obiettivo di diventare mediatore. Quindi do la parola a lui. Buongiorno a tutti, sì, mi presento, sono Lorenzo e cerco di fare veramente in maniera il più veloce possibile proprio per lasciare spazio alle domande. Parto un po' da indietro, io posso dire che il carcere lo conosco da sempre, che l'ho conosciuto all'età di 0 anni perché quando mia madre era incinta di me e mio padre venne arrestato, abitavamo a Milano in quegli anni e quindi ovviamente mia madre lo andava a trovare in carcere appunto e ovviamente io andavo con lei. Quindi per me è stato sempre un ambiente molto normale, molto che faceva parte della mia famiglia e quindi molto familiare anche a me. Ovviamente nei primi periodi non facevo neanche domande, non ponevo neanche domande, manco ci pensavo. Però ovviamente crescendo, insomma, c'era qualcosa di diverso in tutti gli altri bambini nella mia famiglia. Comunque mio papà non c'era, la figura di un padre non c'era. Questa figura me la ritrovavo una volta a settimana per un'ora, che era quello che era concesso, me lo ritrovavo davanti all'interno di un carcere, in delle sale di colloquio, assieme ad altri detenuti, assieme ad altre famiglie di detenuti. E oltretutto eravamo divisi in questi momenti qua, da un bancone divisorio, e sopra questo bancone un vetro di 30-40 centimetri, proprio per la regola che non si poteva passare cose, per evitare di passare cose o contatto. E quindi quando ho iniziato comunque a capire che c'era qualcosa di diverso da me, nella mia famiglia, ho iniziato un po' a fare domande durante quell'ora di colloquio, ho iniziato a chiedere perché non mi veniva a prendere a scuola mio padre, cosa che vedevo magari altri padri fare nei miei compagni di classe, e perché non veniva a casa. E mio padre mi disse una bugia, mi disse che lui lavorava lì dentro e che
faceva l'elettricista, si inventò questo lavoro. Però insomma erano parole di mio papà e non potevo, cioè non avevo motivo per credere, per pensare che fossero delle bugie quelle. Poi ovviamente erano sostenute anche da mia mamma in casa o anche da parenti che abitavano con noi a Milano. E comunque poi accade che andando avanti con gli anni, avevo circa 7-8 anni, mio zio, fratello di mio padre, un giorno mi prende da parte, eravamo a casa, decide che sono grande abbastanza per sapere quella che era la verità, che, ovvero che mio papà era all'interno di un carcere. E quindi mi spiega che cos'è il carcere, dice appunto che ci sono persone che hanno commesso dei reati, mi dice anche il reato di mio padre, ed era in carcere per delle rapine. Era un rapinatore mio padre. E niente, io da quel momento lì, cavolo, inizio a essere ancora molto più curioso. Io ogni volta che torno a colloquio da mio papà facevo sempre le solite domande, perché mi ricordo molto bene che comunque volevo anche delle spiegazioni, sapere quantomeno il perché aveva fatto queste cose, no? Ma soprattutto la solita domanda era quella che quando finiva, quando è, perché comunque avrebbe finito, aveva un fine pena, ma e avremmo potuto essere una famiglia, tra virgolette, comunque normale a casa. Però anche lì, di fronte a queste mie domande, mio papà mi ritiene quello che ero, in effetti, un bambino troppo piccolo per pensare a queste cose. E ovviamente non mi risponde a queste domande, non mi risponde. Per lui dovevo pensare solamente a andare a far preoccupare mia mamma e andare bene a scuola. Così comunque sono andato avanti, fino a faccio corto, mio papà esce dal carcere che io ho 10 anni, una volta uscito dal carcere andiamo a vivere, scusate, chiudo la finestra. Immagino che sentite le campane, sennò. E che stavo dicendo, andiamoci, lui sicuramente perché faceva fatica a trovare lavoro al nord. Comunque ci trasferiamo nella nostra terra d'origine, che è la Sicilia. Io mi ritrovo a vivere in un quartiere della periferia di Catania, quartiere del sud, dunque un posto povero, degradato, sicuramente maggiore di tasso di delinquenza, di criminalità. E io da quel momento, sicuramente per molti fattori, dentro di me qualcosa cambia. Sicuramente il primo cambiamento lo posso ricondurre all'allontanamento, a quando mi allontano dall'ambiente scolastico, che già avevo anche 11-12 anni, erano più i giorni che non andavo di quelli che andavo, e anche di fronte ai rimproveri o della scuola, che chiamavano i miei genitori, dunque di fronte a punizioni anche severe da parte di mio padre, non aveva importanza, perché comunque mio padre non facevo fatica a riconoscerle un ruolo importante. Facendo questo, io a 12 anni inizio a commettere i primi reati. Questi reati, assieme ad altri bambini, erano perché eravamo bambini, erano reati di furto in negozi, supermercati, oggetti, quelli che vengono definiti piccoli furti. E vi dico onestamente che non davamo importanza a questi gesti, noi lo prendevamo come un gioco, il fatto di prendere qualcosa, di rubare, banalizzavamo molto questo gesto. Un po' come il gioco del guardie e ladri lo prendevamo. Facendo così però io ho un'escalation. Io a 14 anni vengo avvicinato da ragazzi che conoscevo, proprio grandi di me, maggiorenni, ma del mio stesso quartiere. Mi chiedono se io, mi conoscevano ovviamente tutti come il figlio di, mi avvicinano, mi chiedono se voglio partire con loro, salire al nord per commettere un reato, e a nord casualmente Milano, dove io ero nato. E questo reato consiste in una rapina in banca. Io non ci penso su neanche un secondo e accetto. Accetto all'insaputa, dal giorno stabilito, all'insaputa dei miei genitori, io scappo di casa e
vado a Milano e commettiamo questo reato. Dopo poche ore veniamo intercettati dalle forze dell'ordine e vengo arrestato. Io ovviamente, essendo minorenne, vengo tradotto al carcere minorile di Milano e lì farò circa un anno e 10 mesi di carcere. Non mi diedero benefici perché comunque in casa mia era una situazione, la mia famiglia da parte di papà e mamma è strettamente delinquenziale. E, oggi come oggi sono io l'unico a pensarci bene della mia famiglia che sta, che, insomma, che ci ha provato, che ci sta provando ancora comunque. E vabbè, e detto questo, comunque, io faccio un anno e 10 mesi di carcere minorile. In questo posto qua io, lì avviene quello che... la scelta, quello che io definisco la scelta vera e propria, la scelta di intraprendere una vita delinquenziale. Io inizio a capire che a me le istituzioni mi vanno strette, le regole, anche quelle regole non scritte, anche quelle della buona convivenza a me non mi vanno bene, mi vanno strette, perché decido di rispettare fondamentalmente delle regole che mi faccio io, oppure le regole che mi insegna l'ambiente che mi circonda, la strada, il quartiere, la comitiva, i ragazzi. E ovviamente facendo così io mi metto davanti, mi continuo a dire che io sarò molto più furbo di mio padre, che io non mi farò tanta carcere nella mia vita. Mio padre si era fatto tanti anni, mio nonno pure, e mi dico questo, che io sarò meglio di loro. Comunque esco carico, sicuramente carico emotivamente, di molta rabbia. Ma mi ricordo anche bene quel grande desiderio di fare reati, di iniziare proprio questa carriera. Comunque, facendo così, adesso faccio proprio un balzo di tempo, esco dal carcere minorile, intraprendo questa carriera delinquenziale. Io ho 44 anni oggi. E ho su un vissuto e fatto in varie detenzioni, non di continuo, ma sempre per il tipo di solito reato, ovvero la rapina in banca, di 20 anni. E contando anche il carcere minorile. E in tutti questi anni di carcere, l'unica cosa che io veramente non ho mai modificato, se non gli ultimi anni di carcere che ho fatto a Padova, gli ultimi 5 anni, Non ho mai modificato questa maniera di come ragionavo nel carcere minorile. Anzi, l'alimentavo di più questi sentimenti e questo desiderio della delinquenza. Ogni volta che io entravo in carcere mi avvicinavo a persone più grandi di me, ma con il mio stesso reato, proprio per apprendere anche modalità diverse, perché volevo sempre di più. E... poi all'età di molto, molto giovane io inizio anche una relazione con una ragazza, quella che era la mia ex compagna, e decido anche di avere un figlio. Succede che nel momento in cui ero molto giovane, avevo 19 anni, e quando... E niente, tipo al quarto mese comunque di gravidanza, comunque io vengo arrestato. È un déjà vu, si ripete un film. Io conosco mio figlio in carcere. E neanche questo mi ferma. Ovvero, cioè, il fatto che un uomo si dovrebbe assumere la responsabilità per aver scelto, ancora, torna sta parola, per aver scelto di avere un figlio. E, però a me neanche questo mi ferma. Io penso che io... farò il colpo perfetto della mia vita, quel colpo che sistemerà la vita fondamentalmente a tutte le persone che amavo, ma anche a me stesso, perché ero anche una persona molto egoista e materiale. Comunque succede che poi nel 2007 io vengo arrestato nuovamente, vengo portato in carcere, solamente non avendo delle condanne definitive. Dopo i primi mesi del 2009 mi danno degli arresti domiciliari in una comunità lavorativa. Ovviamente le condanne che giravano sulla mia testa erano abbastanza alte, quindi una volta andate definitive queste condanne,
erano troppo alte per permettermi di stare in una comunità domiciliare, mi avrebbero riportato in carcere. E io non volevo tornare in carcere, io scappo, inizio una latitanza all'estero, una latitanza che durerà pochi mesi perché a fine anno, a fine 2009, un lutto mi colpisce da vicino, mi viene a mancare mio figlio, io decido di rientrare in Italia per partecipare al funerale, consapevole del fatto che comunque ero ricercato qua e quindi ero rintracciabile. Comunque questo accade, io partecipo alle onoranze funebri e vengo dopo un po' di ore vengo rintracciato e arrestato e tratto in arresto. Passo un anno molto complicato, il primo anno di detenzione, sicuramente psicologicamente non stavo bene per questa mancanza, di questo lutto, e poi perché avevo tanti anni di carcere. Io durante la latitanza continuavo a commettere il solito reato, dunque inizio a fare tantissimi processi, e comunque arriva una condanna definitiva alta, molto alta, di 30 anni. E io continuavo a ragionare come sempre. Io continuavo a dirmi che prima o poi sarei uscito dal carcere, che in qualche maniera mi sarei vendicato di tutto quello che sentivo, di tutto questo odio che provavo. Mi sentivo, ero entrato in una condizione dove mi sentivo veramente vittima di un sistema. Le due volte che ho ripetuto scelte, io questa parola non la conoscevo. E credo che questa è la grande differenza della mia storia. Poi comunque capita che succede che io vengo trasferito dal carcere dove ero in un carcere punitivo. Arrivo al carcere di Padova, ovviamente vedo una situazione carceraria completamente diversa, nonostante tutte le difficoltà che ci sono, che accomunano tutti i carceri in Italia. Comunque un carcere molto più avanti. Vengo a sapere che c'è una redazione di Ristretto Orizzonti all'interno del giornale. Inizio, partecipo senza ipocrisia, in un primo momento decido di partecipare perché per evadere dalla quotidianità, dalla monotonia del carcere, proprio per occupare qualcosa. In effetti in un primo momento la redazione come ambiente non è che mi piaceva tanto, proprio per come ero fatto io, perché comunque l'ambiente della redazione è un ambiente di discussione se si parte, e di confronto, se si parte da queste due parole, dunque ognuno deve metterci un pezzettino, no? E io non ero tanto bravo magari in questo. Però poi piano piano inizio a partecipare anche all'attività con gli studenti, quello che stiamo facendo anche adesso, solamente erano gli studenti che venivano in carcere. Io non parlavo perché avevo un linguaggio molto limitato, però sento le storie dei miei compagni che si raccontano e innanzitutto dico, ma chi glielo fa fare di fronte a degli sconosciuti? Come, ma chi glielo fa fare a raccontare poi il peggio, i loro reati, le loro cose private, anche di famiglia, no? E poi sento le domande dei ragazzi. E lì succede un'altra cosa che è difficile da spiegare a parole. Ascoltare domande che possono sembrare o banali o scontate, a me queste domande mi hanno un po' demolito. Non hai pensato a tuo figlio? E non erano domande mai rivolte a me, un po' a tutti. E queste domande erano, ma non hai mai pensato a tuo figlio? Domanda semplicissima per un padre di famiglia. E la mia risposta era no. Però questo no non è arrivato molto facilmente, è arrivato poi a distanza di giorni, nel senso, anzi, ho perso letteralmente il sonno a trovare risposte per delle domande. E lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. Lì ho poi, grazie ovviamente ai volontari presenti nella redazione, ma grazie anche ai miei compagni detenuti sicuramente, io ho capito che la mia vita andava ricostruita. E niente, io riprendo gli studi, dunque liceo, inizio a scoprire delle passioni e una di queste passioni sicuramente all'inizio era l'approccio della scrittura perché mi permetteva di parlare di me, però poi inizio a conoscere la giustizia riparativa, il dialogo con le vittime,
inizio a conoscere vari strumenti. Uno degli strumenti cardine, principi della giustizia riparativa, che è la mediazione penale. Mi appassiono, ma il mio fine pena, comunque capite, che era molto molto lontano. Mi appassionavo solo a letture, mi confrontavo con i mediatori che venivano o con le persone offese dai reati. Però accade una volta, poi succede che il 19 luglio 2017, un magistrato, sotto richiesta del mio avvocato, ma veramente con poche speranze, decide di ricalcolare tutta la mia condanna e di tenere calcolo di tutto il carcere che avevo fatto nel corso della mia vita, e soprattutto di tener conto ha tenuto conto del percorso che avevo intrapreso negli ultimi 5 anni e quello che stavo facendo. Poi io mi ero iscritto all'università e altro. E niente, succede il 19 luglio che mi chiamano liberante, mi chiamano giù agli uffici del carcere, mi dicono scarcerazione immediata, no? Dopo lo svenimento iniziale su una sedia, ovviamente, perché io ero proiettato a uscire nel 2037. E comunque esco subito anche di corsa, esco ad aspettarmi fuori. Questa volta dal carcere non c'erano chi mi aspettava prima. Tutte le vecchie carcerazioni mi hanno aspettato sempre i ragazzi, quelli che io chiamavo la batteria, quelli che andavamo a fare i reati assieme, no? O se no c'era qualcuno della mia famiglia. E anche con loro in qualche modo si parlava di reati appena usciti. Invece questa volta trovo fuori tutti i volontari, una parte dei volontari che mi hanno accompagnato in questo percorso. Comunque io decido di non tornare più a vivere in Sicilia, e ovviamente nella decisione c'era anche il punto che riguardava la mia famiglia, quindi allontanarmi da loro. E quindi ho deciso di rimanere qua a Padova, di provare a costruire qualcosa. Poi uno dei migliori criminologi e massimi esperti nella giustizia riparativa, Adolfo Ceretti, che avevo avuto piacere già di conoscerlo e stringere amicizia in carcere, mi ha regalato una formazione che faceva lui per diventare in giustizia riparativa e in mediazione. E ho fatto questa formazione, e devo dire che questa formazione, sì, è come dice Giorgio, è una qualcosa molto molto personale, ed è andata a chiudere un po' un cerchio, per poi sicuramente aprirne un altro, perché sono molto aperto e disponibile io al cambiamento, è bella sta parola, però è andata a chiudere un cerchio. Io oggi, da allora comunque, ho fatto questa formazione, io da 2 anni e qualche mese sono il coordinatore del centro di mediazione dell'associazione, che ha un incarico anche dal comune di Padova, e un centro di mediazione penale e sociale. Questa è un po' la mia storia. Grazie. Allora, grazie Lorenzo. Intanto chiedo a Gabriele di aprire la chat e invito i ragazzi e gli insegnanti a fare domande. Nel frattempo, spero che appunto arrivino le domande. Nel frattempo dico che il punto di arrivo delle vicende che abbiamo testimoniato, che oggi hanno testimoniato le due persone, Giorgio e Lorenzo, è appunto il punto di arrivo è lo stesso, quindi sono due percorsi particolari, perché si può da una storia radicalmente diversa imparare il confronto, il dialogo, incontrarsi e addirittura scegliere un destino simile, diciamo. Intanto chiedo io una cosa, nell'attesa che vengano le domande, a Giorgio. Cioè, Giorgio noi l'abbiamo conosciuto più di 10 anni fa, quando l'ho invitato in carcere, perché in carcere abbiamo deciso esattamente questo. Molto spesso, sapete, le persone che vengono condannate nel corso dei processi non vedono nemmeno le vittime che hanno avuto, i familiari delle vittime. E se si tratta per esempio di una storia come quella di Lorenzo, vuol dire le persone che hanno subito le loro rapine, che sono stati presi in ostaggio, che hanno avuto momenti di terrore, ma soprattutto che quella paura poi gli è durata
sempre, perché la paura non è una cosa che si consuma in 5 minuti. Per questo abbiamo invitato persone, molte vittime nel carcere di Padova, e non tutte le vittime accettano questa cosa di entrare in carcere e dialogare con persone che hanno commesso reati analoghi a quelli che loro hanno subito. Per cui, ecco, mi piacerebbe che Giorgio brevemente raccontasse cosa è stata per lui questa esperienza di entrare in carcere e confrontarsi con gli autori di reato, che credo che sia stata forse la prima volta a Padova, non so. Ecco. E poi c'è subito una domanda, ma intanto va bene. Mi si è aperto un mondo, poi la prima volta che sono venuto, che era spezzare le catene del male, l'evento, che è la prima volta che in vita mia ho messo piede in carcere, è stata per me illuminante. Cioè, io per la prima volta ho iniziato a rendermi conto veramente di cosa poteva voler dire un carcere. Cioè, io prima ero uno di quelli che buttiamo via la chiave, scusate, mi vergogno a dirlo, però è vero, cioè, ero veramente un forcaiolo. E per me è stata super educativa, ho trovato tanta umanità, ho trovato tante persone e ho trovato tante storie in cui mi sono anche riconosciuto, perché io ho rischiato anch'io tante volte di finirci. Non ci sono mai finito in carcere perché io non avevo una carta d'identità. Io ho una tessera azzurra del Ministero dell'Interno dove c'è scritto che ero orfano del maresciallo di pubblica sicurezza. E tutte le volte che mi hanno fermato che dovevo finire qualcosa, mi dicevo, vabbè, vai. E per cui è stato veramente, umanamente è stato veramente emozionante. È emozionante incontrare le storie, incontrare i volti, incontrare le persone. Ci ho trovato tanta di umanità che non mi aspettavo. È stato veramente per me anche un'altra chiave di volta, perché poi da lì ho conosciuto anche poi Ornella e la faccio impazzire ogni tanto. Per cui è una cosa che continua. E adesso, tra l'altro, dopo lì, adesso vado anche a Milano, cioè a Opera spesso. Per me tutti dovrebbero, da quando ci sono stato, sono convinto che tutti dovrebbero entrare in carcere almeno una volta, per capire cos'è il carcere, che dentro il carcere più che altro capire che ci sono delle persone, no? Non delle... Dei reati, ci sono delle persone in carcere, c'è un'umanità, è questo che fuori non si percepisce prima di metterci piede almeno una volta. E è così, diamo le domande. Allora sì, la prima è: potrebbe essere spiegato come avviene la mediazione penale? Sì. Chi di voi? Lorenzo, io? Lorenzo è più bravo tecnicamente. Beh, la mediazione, allora, detta così, la mediazione... No, perché non avevo l'audio. Ah, vabbè, vai Lorenzo. La mediazione, guarda, ma in questo momento perché poi la mediazione l'applichiamo in tanti campi e sempre con lo stesso metodo. La mediazione penale, comunque, la mediazione è l'incontro tra persone che sono in una situazione conflittuale, e ovviamente la giustizia riparativa individua un fatto di reato come una forma, come un conflitto, no? E questo conflitto è una forma di relazionale, quindi la mediazione si focalizza sulla relazione delle persone, e questo lo fa a livello con riconoscimento. In mediazione, quello che è molto importante che si sappia, perché parliamo di giustizie riparative, parliamo di un paradigma di giustizia che vuole affiancare la nostra giustizia, quella retributiva. In mediazione si parte dai fatti, ma non si lavora sui fatti. Questo è molto importante, perché questo vuol dire che si parte da un fatto concreto, che può essere un fatto di reato, assieme al reo e alla persona offesa. Ma è molto importante poi andare a vedere cosa c'è dietro la storia delle persone, cosa c'è nelle parole che ti vengono dette. Dunque si parla di emozioni, le verità dei fatti vengono tramutate in emozioni. E i mediatori hanno questo compito, di rimandare queste emozioni e di fare avvicinare le parti, farle metterle in ascolto. È detto così, poi c'è tutta una parte tecnica, che ovviamente il mediatore ha degli strumenti a sua
disposizione per far che questo riconoscimento avvenga. Non so se sono stato chiaro, sì. Sì, aggiungo che soprattutto la mediazione penale nel processo minorile, cioè per i minori, è uno strumento usatissimo, cioè un ragazzo ha commesso un reato e invece prima di venire processato gli viene proposto un percorso fra cui molto spesso c'è la mediazione penale, cioè di incontrare la sua vittima. Posso rispondo delle domande? Sì, adesso ci sono tante domande, ma volevo soltanto finire di spiegare che per i minori molto spesso non arrivano neanche a processo perché fanno questo percorso, ed è un percorso molto importante che ha portato al fatto che nel nostro paese, nel carcere minorile, ci sono pochissimi ragazzi. Ci sono molti ragazzi che commettono reati, ma che affrontano un percorso diverso, un percorso con la mediazione anche. E questo io credo che permetta di ridurre moltissimo il peso dei reati dei minori e la scelta di incarcerarli e il fatto che poi in carcere succede come è successo a Lorenzo, nel carcere minorile, che diventa una scuola di criminalità. Quindi il percorso della giustizia riparativa e anche della mediazione penale molto spesso intercetta i ragazzi prima che si rovinino definitivamente. Comunque, allora c'è una domanda. Se posso aggiungere una roba velocissima, la giustizia riparativa è l'unico paradigma di giustizia in cui la vittima viene presa in considerazione, perché se voi pensate la giustizia retributiva normale è concentrata sulla punizione di chi ha sbagliato, ma non tiene minimamente in considerazione le esigenze, i traumi subiti da chi ha subito. La giustizia riparativa, affiancata alla giustizia retributiva, appunto, ovvia un po' a questo vulnus tremendo, perché se voi ci pensate, la chiamano giustizia, ma si pensa solo a punire e non aiutare chi ha subito. Per me così non è giustizia. O aiutare tutte e due, cioè pensare solo a punire non può essere giustizia, non può essere chiamata giustizia. Poi c'è una domanda di Dario che riguarda tutti e due, perché riguarda i due percorsi, quello della tossicodipendenza, della dipendenza di Giorgio invece della dipendenza, diciamo, dai reati di Lorenzo. Dice: il racconto dell'escalation criminale, anche nello scorso intervento, sembra seguire meccanismi analoghi alla dipendenza da droghe. Secondo voi sono due cose equiparabili? Allora sì, perché ovviamente con forme diverse, cioè, ma sì, perché se penso a me, alla dipendenza che io avevo, al rapporto, prima di parlare di dipendenza, al rapporto che avevo col materiale, con i soldi, era veramente una cosa pazzesca. Voglio dire, non voglio raccontare onestamente neanche episodi, cioè, o anche esempi, perché cioè, ricordare anche questa cosa qua non mi piace molto, perché comunque ero certamente una persona molto materiale, mi piaceva avere la macchina nuova, la motocicletta, l'ultima motocicletta, gli ultimi vestiti e andare nei posti esclusivi. E la cosa che poi uno è quanto della mia vita ho dedicato a questo. No? È per quello che poi dice, non voglio neanche stare lì a pensarci, ragiono ovviamente per fare una mia autoriflessione, ma non voglio ricordare a quanto è stato così importante per me, perché è stato davanti a tutto, ed era forte proprio anche il bisogno di averlo. Erano dei momenti che c'era proprio l'esigenza di questo materiale e l'esigenza anche, anche per il tipo di reato che facevo io, adrenalinica. E sì, e anche quello era un'altra dipendenza. E il fatto anche di vivere in latitanza, che è una cosa orrenda, quando poi veramente ci ti fermi a mente lucida, ci pensi a cosa. A che dinamica la tua vita, come dici, si stravolge quando sei lattante.
Ed è anche lì, camminare sul filo del rasoio a me era una cosa che in qualche maniera mi faceva sentire vivo, ma attorno a me ammazzavo tutto, tutto quello che toccavo, potevano essere persone, nonostante che ammazzava anche a me, cioè, perché poi 20 anni io me li sono fatti. E poi in aggiunta a quello che ha già magnificamente detto Lorenzo, se voi ci pensate, dipendenza e escalation di vita criminale, chiamiamola così, sono cose che spesso poi vanno ad intrecciarsi. Cioè, spesso anche con le prime dipendenze cioè, entra a fare una vita criminale, cioè sono cose che vanno molto a braccetto, assolutamente sì. C'è Marina che voleva, ha scritto: ho una domanda per Giorgio, non so se voglia farla direttamente, o, perché poi la domanda non c'è, quindi non lo so se. E, poi il racconto della, scusate, un momento, per Lorenzo, come ti sei approcciato e come hai affrontato la scelta di allontanarti dalla tua famiglia, magari anche consapevole del fatto che probabilmente potresti essere ricaduto in quel giro da cui eri da poco uscito? Allora, il fatto di aver scelto di allontanarmi dalla mia famiglia l'avevo già scelto in carcere, circa 3 anni prima che mi capitasse questa gioia della libertà improvvisa. L'avevo scelto, però non è stato sbaglio, perché non è stata una scelta di allontanamento. Io ero in comunicazione con i miei parenti, comunque per lettera, e a quelli più stretti comunque li mettevo al corrente di quello che stavo facendo, del percorso, anche che ero stanco, insomma, che di continuare a ragionare in quella maniera, perché comunque la stanchezza degli anni di carcere che avevo già fatto, pur essendo giovane, la sentivo veramente tanta. E poi c'era questo fatto della consapevolezza che sentivo, della responsabilità che sentivo. Però non è che ho avuto risposte felici dalla mia famiglia e non gliene faccio una colpa, onestamente. Cioè, io non ho assolutissima mai avuto una forma di rancore nei loro confronti, perché da una parte li comprendo. Perché sì, mi sono preso del traditore dalla mia famiglia e da una buona parte. Non è piacevole sicuramente, perché dici, cavolo, io voglio cambiare, sto facendo qualcosa di buono e sono pure traditore, come può essere? Sì, non è semplice. Io, ripeto, sono stato sicuramente aiutato dalle persone che ho avuto e che ho vicino e sono stato molto aiutato, credo che lo posso dire oggi, anche dal desiderio anche di far vedere che io sono capace a fare anche altro e dalla passione che nutro in quello che faccio oggi. Credo che questi due fattori abbiano giocato e sono quelli che comunque la passione e la determinazione di comunque anche di mettermi alla prova sia molto forte. La passione sicuramente è tanta in quello che faccio. C'è un'altra domanda per tutti e due, che è di una classe, terza BS, non so di che scuola. Allora, secondo voi influisce solamente una determinata condizione sociale nell'inizio di una vita criminale, oppure esiste un qualcosa di intrinseco nella mente di ciascuno che in qualche modo esclude o spinge a compiere questo tipo di vita? Secondo me è un insieme di fattori, cioè non c'è solo un motivo scatenante, è un insieme di fattori che vengono a trovarsi, a giocare nello stesso tempo e fai, ma anche perché cioè, è molto più facile, la vita è molto più facile di quello che uno pensa, cioè, dipende da dove nasci, dipende tanto, da che famiglia hai avuto può dipendere dagli amici che incontri, può dipendere dalla fortuna che hai, ripeto, sempre con gli incontri, può dipendere veramente da un sacco di cose. Chiaro che ci sono delle cose, dei tuoi problemi interni, chiamiamoli così, delle tue caratteristiche, che come parlava lui, per esempio, l'essere attaccati ai beni materiali e certe robe aiutano, cioè, nel senso sono propedeutici a certe scelte.
Però è tutto un insieme di cose, cioè io la responsabilità di quello che ho fatto me la do io e basta, per esempio. Poi è chiaro, sono cresciuto in Barone, era facile trovare droga, mi hanno ammazzato il padre, era facile incazzarsi, era, cioè, tutto quello che vuoi, però quelle poi, sì, puoi trovare delle scuse esteriori, però poi le scelte le fai tu e su di te devi lavorare poi. Per cui, cioè, io do tutte le responsabilità, me le do io. Poi ci sono stati dei fattori che hanno agevolato magari, ma le scelte le ho fatte sempre Sì, sì, allora io ho passato la mia vita a darmi l'alibi che io fossi la vittima di un sistema sbagliato, di un sistema malato, perché il quartiere c'è delinquenza, così è vero, che sono comunque figlio di determinati posti, ma è anche vero che non tutti i ragazzi escono delinquenti da quei posti, assolutissimamente. Io conosco magistrati che hanno abitato nel mio quartiere. Cioè, veramente, dunque, assolutissimamente, se dovessi, è sbagliato pensare solamente in un'unica direzione, come dice Giorgio, sono sicuramente tanti fattori. È ovvio, però, che si arriva alla scelta. Io me la ricordo. Quando io ho deciso ed ero ancora in tempo a fare una decisione diversa, anche se il luogo non era favorevole, perché ero in carcere minorile a quegli anni, i carceri minorili non sono quelli che sono oggi sicuramente, e non avevo un ambiente favorevole. Però io conosco tantissimi ragazzi che con un vissuto familiare alle spalle, magari anche più pesante del mio, e non hanno mai avuto problemi con le regole, con le leggi, col penale, con la giustizia, e hanno fatto tutta un'altra vita. Quella è la scelta più difficile. Io ho fatto la scelta più semplice, agevolato dal contesto sociale, economico, sicuramente anche economico può avere sicuramente una certa importanza nella mia storia. Poi ho scelto, è la via più facile, l'ho scelta io comunque. Come poi l'ho messa in discussione a distanza di tantissimi anni, quella scelta. Anche oggi mi ritrovo a vivere in un quartiere qua a Padova che non è tanto bello, però non mi faccio più condizionare da elementi esterni. Io, se posso aggiungere una cosa, dobbiamo stare anche attenti quando parliamo di ambiente, di cose, perché uno pensa all'ambiente sia solo l'ambiente degradato a livello anche economico, diciamo. Io che ho avuto modo di frequentare tanto la cosiddetta Milano Bene, e io ne ho visti tanti uscire anche da famiglie importanti di Milano, dove non c'era un degrado economico, ma c'era un degrado sicuramente culturale e di rapporti. Che il problema grosso era quello, quindi occhio che non è che si arriva solo dai quartieri a fare certe robe, cioè anche di là, anzi, io le cose peggiori le ho viste fare di là, non in quartiere. Sono d'accordo. Attenzione, attenzione a quello che quando parliamo di ambiente o di roba, non pensare solo al quartiere, alla periferia, no, cioè anche in centro ci sono delle situazioni veramente del cazzo. Scusatemi, bruttissime, cioè, ma veramente toste, da dove escono. Problemi e problematici a iosa e ne conosco tanti, ma tanti proprio. Il problema è che di là magari c'è una famiglia alle spalle potente con i soldi, con le robe e riesce più o meno a plafonarti o proteggerti, magari se ne parla di meno, ma voi non avete idea di quanti ne ho visti. Allora, c'è Marta, Evelina chiede quanto può influire l'esperienza scolastica nel prendere coscienza del fatto che l'odio sia la causa di un percorso di dolore e di infelicità. Pensa che ne stiamo parlando e già secondo me questa è la dimostrazione di quanto può essere importante e di quanto lo si ritenga importante, fondamentale. La scuola non è solo il posto che ti permette di avere degli strumenti per poi essere libero. Perché, e vi dico questo perché per me, vi do la mia definizione di libertà. La definizione mia di libertà è poter scegliere consapevolmente della propria vita. Senza cultura tu non puoi scegliere consapevolmente di niente. Per cui la cultura è libertà, è l'unica forma per me di libertà che esista. E il fatto che all'interno di un ambiente comunque dove si fa cultura si affrontino anche questi temi è fondamentale perché la scuola ti deve preparare alla vita, non ti deve preparare a prendere 7 in matematica o
o arrivare a casa col bel voto, ti deve preparare ad andare a leggere un mutuo e a capire cosa stai leggendo, a scrivere una lettera di lavoro senza mettere un errore grammaticale, sennò finisce diretta nel cestino. O insegna la storia, la studi perché? Perché se studi la storia puoi analizzare il giorno d'oggi anche con occhi diversi. E questo percorso della preparazione anche alla vita, l'odio, la gestione dei conflitti, secondo me fa parte proprio della preparazione alla vita, per cui è fondamentale che la scuola se ne faccia carico, anche perché si parla tanto delle famiglie, ma tante famiglie non hanno gli strumenti per farlo. Quindi c'è proprio bisogno di un ambiente dove ci siano gli strumenti, ci sia qualcuno preparato che faccia passare certi concetti ed è fondamentale. Ripeto, ma proprio per la visione che io ho della scuola, la scuola ti prepara la vita, non a essere uno studente modello. Allora, sì, su questo Lorenzo vuoi rispondere anche tu sul. Io guarda, stavo cercando la domanda perché la posso intuire forse, ma se la leggo perché non l'ho sentita. Allora, cioè, quanto la scuola può avere un ruolo adesso non la trovo più nemmeno io, eccola qui. Quanto può influire l'esperienza scolastica nel prendere coscienza del fatto che l'odio sia la causa di un percorso di dolore e di infelicità? Insomma, ecco, Giorgio qua. E sicuramente la scuola ha un ruolo veramente molto molto fondamentale. Sto riflettendo perché è un periodo che sto lavorando con molti gruppi di studenti di varie età. Però poi c'è sempre un po' un elemento comune che emerge sempre da questi gruppi qua, no? C'è sempre un qualcosa magari che si cerca di una mancanza di comprensione, mi verrebbe da dire. Io credo che la scuola veramente ha un ruolo molto, molto fondamentale nella gestione delle emozioni che provano nel quotidiano i ragazzi. Io se penso alla scuola che ho fatto io, cioè era impensabile, ma forse era anche proprio il contesto, era la scuola che avevo ripreso giù in Sicilia, così era impensabile di ritrovarmi, non lo so, di ritrovarmi magari impensabile, no, era difficile trovarmi un docente che mi ascoltasse se avessi avuto bisogno. Sicuramente l'avrei trovato, cioè voglio dire, non voglio. Però era più facile se in una classe del meridione, se facciamo la domanda a chi ha un genitore in carcere, quasi, o un parente in carcere, quasi tutti alzano la mano. E se la stessa cosa magari lo facciamo a un gruppo di docenti, può anche essere molto probabile che un parente ha avuto anche di quei tipi di problemi. Cioè è proprio un tipo di mentalità un po' difficile. Sto facendo anche fatica onestamente a rispondere. Ma io sul ruolo che può avere la scuola, io vorrei aggiungere una cosa, che io non entro nel merito di altre iniziative che vengono fatte così, ma quella che noi proponiamo rispetto al superamento dell'odio, al ragionare sull'odio così, ha questa caratteristica, secondo me, che dà voce alle persone che generalmente sono, come dire, l'oggetto dell'odio, le persone, e dall'altra parte le persone che vengono giustificate per il loro, si dice, la vittima ha diritto a odiare. Ecco, noi un po', come dire, rimescoliamo le carte. Ecco, diciamo prima di tutto che l'odio fa star male tutti, cioè che non dà sollievo a nessuno, e ripartiamo dal fatto di dire, queste comunque sono persone, comunque la persona che ha commesso reati non è solo il suo reato, è anche il suo reato, perché noi non sottovalutiamo mai questa cosa, però si tratta di persone, e di persone che hanno bisogno di questo confronto. Quindi credo che la scuola è importante che capisca anche il valore di percorsi che un po' non sono quelli tradizionali, viene a parlare, no, la vittima, viene a parlare
vengono a parlare le forze dell'ordine, vengono a parlare, cioè, no, questo è un progetto che come, rimescola le carte, appunto, come dicevo prima, e fa parlare e dà la parola a varie persone che hanno storie molto, molto diverse, ma che mettono in comune il desiderio di dialogare, di confrontarsi. Chiede, il vostro passato influenza o ha influenzato ancora oggi le relazioni che avete? Sì, nel senso che uno dei motivi per cui me ne vado anche a Parma, oltre al fatto che è un posto che amo, è che qua c'ho il vecchio Giorgio che per certi versi mi insegue sempre, cioè nel senso, per qualcuno arriva e mi approccia come sempre come se fossi il vecchio Giorgio, ovviamente, ed è una roba che mi crea abbastanza disagio, se devo essere sincero. A Parma sono solo il nuovo Giorgio. Ed è uno dei motivi anche per cui vado, per cui sì, influenza assolutamente anche la mia vita di adesso. Anche a me in qualche modo è influenzata comunque le relazioni o influenzate, insomma. E sì, tante volte parlo con le persone, mi presento e mi dicono: ah, ma ti ho visto sul giornale o su un'intervista o ti ho visto ovviamente nell'incontro con le scuole. Tante volte arriva prima delle mie parole qua a Padova. Capita spesso, non so se bene o male, però capita spesso che prima che arrivano le mie parole di chi sono io, già le persone sanno. E questo a me mette un po' in difficoltà, questo, però sono capitati anche degli incontri con cui oggi ho relazioni, incontri pazzeschi dovuti a questo, comunque in questo campo qua, di questo progetto, il mio viso, visibilità. E ho stretto anche forti relazioni. Si sono anche rotte delle relazioni quando hanno scoperto chi ero. No, oppure non sono neanche mai nate. Però vabbè, insomma, ci sta. Non sono nessuno per costringere o sono una persona che dialoga. Però se una persona reagisce che magari non vuole avere a che fare o relazionarsi, devo accettare che c'è anche ci sono anche queste persone che pensano così. Sì, aggiungo una cosa e poi vorrei, Lorenzo, c'è una domanda per te di Silvio, interessante, beh, te la faccio subito. In base alla tua esperienza, consideri il carcere diseducativo o pensi di essere stato tu poco disposto ad essere rieducato? Ah, questa è una bella domanda. E io ho sempre detto che questo progetto che stiamo facendo qua, se fosse stato al minorile, sicuramente avrebbe avuto un grandissimo impatto, avrebbe avuto un grandissimo impatto e sicuramente avrebbe fatto molta prevenzione se entrava e si entrasse lì. E io credo che a quell'età lì non avrei partecipato per come ero fatto io. Non ero propenso a questo tipo di dialogo, ma lascio una porta aperta, lascio mille dubbi. Sicuramente il fattore struttura non mi ha aiutato. Sicuramente il mio comportamento non ha aiutato la struttura. E capito, dunque non ti posso dire, da entrambe le parti, ovviamente, perché comunque entravo carico di rabbia, arriva una persona, fatto quello che ha fatto, assolutissimamente, viene arrestato, viene privato dalla libertà. E già pensate che entra con un carico emotivo devastato, no? C'è tutto un iter all'interno del carcere, già quando entri, perquisizioni, a volte sono anche molto fastidiosi perché ti fanno fare anche, ti spogliano, ti denudano. E già parliamo di dignità, e dunque già uno può incrementare anche forme di rabbia, ed è molto spesso. Dico questo perché il mio comportamento non è sempre stato modello. Prima che arrivassi a Padova ero in un carcere punitivo perché avevo fatto caos.
E quindi anche se mi venivano a proporre di riprendere gli studi, in tutti i miei anni di carcere me l'hanno, gli educatori me l'hanno proposto un sacco di volte di riprendere gli studi, perché per fortuna la scuola, almeno questo, funziona dappertutto in carcere. Io ho sempre rifiutato. Però guardate che caso, quando arrivo a Padova, struttura diversa, cambio anch'io poi, così all'improvviso decido di anch'io di occupare un po' la giornata. Cioè, un qualcosa ci sono analoghi, secondo me camminano così, i discorsi camminano assieme. Ovviamente ogni persona credo che abbia i suoi tempi. No, e ogni persona non è che necessita un tipo di percorso che ho fatto io. Io avevo bisogno di questo percorso. Piuttosto, magari invece se andavo a lavorare, un esempio, facevo un percorso più improntato a livello lavorativo, io ho dovuto fare un livello proprio di ricostruzione mio. Ma se pensavo solo al lavoro e trascuravo questa parte di me, io non lo so se io oggi sarei qua di fronte a voi. Non lo so, magari sì, ma anche magari no. In carcere deve offrire delle opportunità, deve sapere conoscere le persone che ha di fronte. E questo è importante, perché poi da lì si struttura un percorso. Sì, c'è anche il discorso che il carcere, se lo considera diseducativo o meno, ma il discorso fondamentale è che tipo di carcere, che cosa ti propone il carcere. Cioè, la carcerazione come l'ha fatta lui, Lorenzo l'ha raccontato, come l'ha fatta prima, è stata appunto una scuola di criminalità. Cioè, se tu fai una carcerazione in cui stai con altre, sempre con le persone detenute a parlare di reati, di magistrati, giudici che ti hanno condannato, avvocati che ti hanno preso un sacco di soldi, eccetera, eccetera, il cambiamento è impossibile, è quasi impossibile. Se il carcere ti offre, ti propone, scusa, un percorso diverso, il carcere, insomma, per esempio nel carcere di Padova, questa cosa. E anche in molte altre carceri c'è un volontariato attivo che aiuta a fare percorsi del genere, no? Ecco, se uno fa un percorso del genere, secondo me difficilmente non cambia. Io credo che tutti possano cambiare. E ho visto persone che cambiare, persone che all'inizio erano assolutamente chiuse, refrattarie a qualsiasi tipo di riflessione sui propri reati, quindi dipende da che cosa ti propone il carcere. Qui c'è una classe, la quarta C, che dice vuole sapere, e qui stai attento perché vorrei vuole sapere se l'importo delle rapine era tale da cambiare la vita a chi le progettava e commetteva, o era semplicemente diventata una professione come un'altra. Soltanto un pezzo di audio, però immagino che La questa tua. domanda sia mia, credo. Sì, è tua perché Sì, è tua. l'importo della rapina era tale da cambiare la vita a chi le progettava, commetteva, o era semplicemente diventata una professione come un'altra? Guarda, io lo chiamavo noi, quelli che eravamo noi ragazzi a batteria così, noi lo chiamavamo lavoro, che andavamo a lavorare quando andavamo a rapinare. Pensa di quanto era distorta la realtà, la verità proprio. E, no, io allora sì, ovviamente pensavo, in quegli anni lì pensavo di mettere da parte i soldi, ma ovviamente per poi fare chissà che cosa. Ma erano i primi anni che mi approcciavo a questo reato qua. Poi è diventato una forma di mantenimento. Poi mi dicevo che non ero capace a fare nient'altro. Quando arrivavo in carcere mi fa la domanda: ma perché non provi a fare altro, ma non sono capace a fare altro? Dicevo. Cioè, proprio lo consideravo come la mia forma di sostentamento, no? E sì, cioè qua ci sarebbe proprio da dire di che mente baccata e come ragionavo, avevo una visione completamente distorta dalla verità. Sì, per entrambi da Matteo, spesso Ah, chi beh. descrive e parla di giustizia riparativa parla anche di perdono. Secondo voi è possibile perdonare e fare giustizia? Come definireste il perdono alla luce della vostra esperienza?
Posso iniziare io su questa, che mi piace tanto. Devi iniziare tu. Allora, io amo la giustizia riparativa proprio per il significato nuovo che abbiamo dato alla parola perdono. Allora, la parola perdono di solito viene utilizzata in una situazione in cui c'è chi ha subito la persona per bene, la persona giusta, la persona buona, che sta magari su un piedistallo ideale, e dall'alto del suo essere una brava persona fa cadere persona dall'alto, perdona dall'alto una persona che è sbagliata, che rimane inferiore comunque, che deve aspettare di ricevere sta grazia da qualcun altro. La giustizia riparativa è una roba molto orizzontale. La giustizia riparativa ci si mette prima di tutto tutti sullo stesso livello e ci si riconosce. La definizione più bella che ho sentito dare al termine perdono, la risposta perdon, più bella alla domanda tu hai perdonato, l'ho sentito dare ad Agnese Moro. E qui c'è proprio il succo della giustizia riparativa in questa risposta, che io dico, ma tu hai perdonato? E lei dice sempre, se perdonare vuol dire riconoscere l'umanità di chi mi sta di fronte, io ho perdonato. E questo secondo me è il senso più giusto e vero. Io la uso poco la parola perdono perché è pericolosissima in giustizia riparativa. Perché nella concezione comune che abbiamo della parola perdono, diventa una pietra tombale da mettere sopra tutte le altre dinamiche che invece hanno portato a creare dei rapporti, a ricreare dei rapporti. Ed è molto, molto pericolosa. C'entra sicuramente, è una roba molto intima, ma bisogna dargli questa accezione. E poi pensare che non è il perdono classico anche, perdonatemi, non so se c'è qualche della Chiesa o roba, dove c'è quello sul gradino più alto, più bravo, più bello, che dice sì, ti perdono, che ti fa sentire anche un po' più figo. No, il perdono è una roba che deve essere orizzontale e deve essere un riconoscimento reciproco, deve essere un riconoscimento dell'umanità dell'altra persona. Il resto lo lasciamo a quelli bravi, noi siamo quelli cattivi che ci piace stare sullo stesso piano e guardarci in faccia perché non siamo diversi, noi siamo, non siamo le scelte, solo le scelte che facciamo, noi siamo tanto di più. E questo ci deve essere riconosciuto. Per questo che in giustizia riparativa si parla comunque di riconoscimento. È quello il focus comunque di quello che avviene in mediazione. Non è tanto poi cercare di capire chi ha torto, chi ha ragione, la verità, oppure far dire all'altro io a te ti perdono. Perché in qualsiasi confronto, ma che sia penale, io lavoro molto nel sociale anche e applico lo strumento della mediazione. In qualsiasi incontro di mediazione dove una persona, una parte in conflitto, pronuncia questa parola nei confronti, riportandola sull'altro, accade sempre un qualcosa che non va bene in mediazione. Ed è proprio la bilancia, questa orizzontalità che parlava Giorgio, la si perde, diventa più un confronto molto verticale. E questo in mediazione non può accadere, un mediatore non può permetterselo, soprattutto in una mediazione penale, dove già una giustizia è già passata e una giustizia in qualche modo ha anche già etichettato bene, ha dato già ben chiari i ruoli delle persone. E questo dunque nella giustizia riparativa non deve avvenire. C'era una, posso, oddio, perché c'era una domanda che mi ha fatto un po' simpatia perché mi ha ricordato una cosa. Consiglieresti anche alla tua famiglia il Famiglia. percorso Sì, stavo educativo? parlando. E sai perché, Ornella? Perché l'anno scorso ho visto uno dei miei parenti, come tu sai, e io ho provato, e come no? Perché poi è uno dei miei parenti, un fratellastro, che cui io ci voglio un bene anche tuttora oggi, tantissimo, e ci ho provato, ci siamo ritrovati in giro per l'Italia a far vacanza così, un incontro di poche ore, ci ho provato, porca miseria, proprio a dirgli non tanto molla con questa vita criminale così, ma vieni a trovarmi, ti faccio vedere l'ufficio molto soddisfatto, molto orgoglioso io, ti faccio vedere l'ufficio che coordino. Sotto di me, ovviamente, a fianco a me c'ho i mediatori, chi sono, gli ho spiegato, così bellissime. Dopo una settimana l'hanno arrestato e adesso è in carcere in Slovenia per un'altra droga. Cioè, ma questo l'ho detto con molta, ma anche con molta amarezza, perché tutti possono cambiare, poi ognuno c'ha anche il suo, credo, il suo periodo anche
di vita che sta attraversando, credo che anche quello possa essere un elemento importante nella persona. Guarda, vorrei... a me fa anche, appunto, come dicevi tu, fa anche tristezza questa cosa, però perché poi a chi chiedeva dei proventi delle rapine, eccetera, dico che ho sentito tante persone che hanno fatto quella vita. Alla fine, un ragazzo molto giovane in un carcere minorile ha dato questa definizione: io con i soldi che mi sono guadagnato mi sono comperato tanto carcere. Questa, cioè, che mi ha molto colpito questa frase, perché è esattamente questo che bisognerebbe capire, che il desiderio di avere soldi, materiali, eccetera, è anche comprensibile, cioè tutti quanti desidererebbero stare meglio, eccetera, però bisogna capire che la scelta di queste scorciatoie ti porta a quello, a comprarti tanta galera e tanta... è una vita che non è vita, perché anche Lorenzo forse qualcosa sulla latitanza lo può dire, anche quando era libero, ma latitante, così... Cioè, che No. vita è... Ma no, ma perdi la latitanza, pensate, ero in Spagna che qualcuno me l'ha chiesto, e la latitanza è atroce perché devi sei sempre a guardarti le spalle. Innanzitutto non puoi avere più contatti con le persone che ami, o se li hai veramente in maniera, cioè che ti devi muovere una settimana prima, magari anche per sentirli per te lì. Cioè, devi veramente è un non vivere, non vivere. Io vi dirò che ci sono stati dei momenti che ho anche pensato che stavo meglio anche in carcere che latitante, perché svegliarsi la notte, di cambiare i documenti, cambiare identità, senti chiamare il tuo nome Lorenzo, perché magari c'è un altro Lorenzo. Tu scappi, tu vai, vivi con la costante paura. Cioè, veramente è una cosa pazzesca, i crisi di identità durante la latitanza. E sì, tante volte io ho pensato che stavo anche meglio in carcere. E la vita in carcere non è tanto semplice, c'era anche una domanda su questo. Sì, non è tanto semplice la vita in carcere, non... Insomma, devi fare un po' i conti con la quotidianità di tante persone e che sono pronte ad affermarla questa quotidianità. Dunque devi trovare i tuoi spazi, hai a che fare con anche il corpo della polizia penitenziaria, in alcuni casi in maniera positiva, dove trovi, puoi trovare un dialogo, in altri no. E quindi c'è conflitto, c'è scontro. E è un posto dove non puoi decidere niente di te. Ci sono carceri dove ancora ti dicono se puoi fare o non puoi fare la doccia nelle fasce orarie. Sono carceri che, insomma, che non si vive male, dove non hai potere decisionale su niente. Questo è un paradosso, perché quel posto dovrebbe insegnare alle persone a responsabilizzarsi. Invece viene tolta questa responsabilità. Che sarebbe utile proprio. E quindi sì, è un po' un postaccio. Poi trovi le piccole oasi nel deserto, mi viene da dire, no? E trovi il tuo angolo di felicità, il tuo angolo dove puoi provare a scoprire passioni. Io l'ho trovato in Ristretti Orizzonti. A Padova, due palazzi, la quotidianità è sicuramente era migliore. Ma la libertà manca, cioè, la libertà comunque è tanto per tutti, da chi ha fatto un reato e ovviamente anche da chi lo subisce. Comunque la libertà dell'essere umano è l'essenza, l'essenziale. C'era adesso dobbiamo finire, c'era una lunga domanda sul terrorismo delle Brigate Rosse. Posso do una risposta velocissima, l'ho Allora, già aspetta letta. però Giorgio, leggila prima. Sì, allora, spesso il terrorismo delle Brigate Rosse viene associato erroneamente all'ideologia comunista. Sappiamo bene che sono due cose differenti. Esempi di comunisti democratici possono essere banalmente gli esponenti del PC come Berlinguer o Togliatti. Non pensate che spesso i media e anche a volte la scuola sbagliano nel fare questa associazione? E non pensate che questa possa essere una mossa di propaganda o di disinformazione verso l'ideologia comunista? Grazie. Allora, io penso che nessuno degli attori principali di quel periodo abbia avuto il coraggio di fare i conti con se stesso. Se questo avviene, perché nelle Brigate Rosse arrivavano principalmente
da due parti. Arrivavano dal PC, ci arrivavano da quell'area lì, ci arrivavano per l'idea della resistenza tradita e quant'altro, oppure arrivavano dall'area cattolica, da Azione Cattolica e Comunione Liberazione, tanti ex brigatisti arrivano da quell'area lì. Ecco, se succede quello che viene detto qua, è colpa sia del PC, sia quello che poi è diventato, sia anche dei sindacati, alcuni, e ci tengo a dirlo perché qui c'è presente, sta ascoltando uno che invece sto lavoro ha avuto le palle di farlo, di tirarla fuori e ci sta provando a farlo, di fare i conti, lui lavora per la CGIL, far fare i conti al sindacato su quelli che potevano essere rapporti, o perché gente che magari usciva da lì. Ecco, bisognerebbe avere la maturità di affrontarli con molta coraggio, ma con molta onestà intellettuale, perché dire che alcuni dei ex Brigate Rosse arrivino dal PC è giusto, non è sbagliato, è giusto dirlo anche che arrivino da parte della cattolica, diciamo, come dicevo prima, Comunione di Liberazione e Azione Cattolica, perché arrivano da parte dei sindacati. È sbagliato quello che si usa per fare, cioè quello che si usa queste associazioni, o usarlo come una clava. Bisognerebbe avere il coraggio di fare i conti con se stessi e chiedersi perché magari una parte ha iniziato a fare questa cosa. E se succede quello che ha detto qua, che viene questa cosa viene fatta propaganda, è solo ed esclusivamente perché chi doveva fare i conti con se stesso non li ha fatti, lasciando campo aperto a quelli che vogliono dare questo tipo di narrazione. È mancato tanto coraggio, ma viviamo in un paese che non ha ancora fatto veramente i conti con quello che è stata anche la resistenza dai tempi di guerra, cioè, per dire, non è una novità. E ci tenevo a dirlo perché invece il buon Max, Massimiliano Ravanetti, che è qua, che è collegato, che c'è lì, la CGIL di Parma, lui è stato il primo che io conosco che in CGIL ci ha invitato un ex brigatista a parlare e che ha costretto un po' quelli che c'erano a fare anche un po' i conti con questa cosa. Questo penso di quello che è di propaganda, disinformazione. La disinformazione, i primi responsabili sono quelli che non hanno fatto i conti con se stessi e ha lasciato campo aperto le narrazioni sbagliate di altri. Sì, allora io concluderei su questo. Credo che sul tema di quegli anni del terrorismo, della lotta armata e anche delle ideologie che c'erano dietro, sì, credo che la scuola dovrebbe aiutare ad approfondire quegli anni, perché in realtà si studia molto la storia passata, la storia più vicina si studia poco, eppure ha tante relazioni anche con il presente, insomma. Quindi mi sembra la domanda interessante, il tempo poco e non credo che sia questo, però stiamo cercando anche di affrontare in qualche prossimo incontro più precisamente il tema di quegli anni, per capire che cosa è successo e che cosa ha spinto tanti ragazzi giovani provenienti appunto dalla sinistra, ma anche dal mondo cattolico, così, a fare queste scelte scellerate, diciamo, veramente. Perché poi, scusa, perché poi, scusa, perché poi questi qua non erano più figli di nessuno. Cioè, a un certo punto, questi qua non erano più figli di nessuno. È quello che dico io. Cioè, bisogna fare i conti con se stessi. E poi è chiaro che si sbaglia a fare quella roba lì, ma l'unica cosa su cui si può intervenire è noi stessi. Facciamo i conti con noi stessi, non diamo più spazio a quelle robe lì. Sì, io vorrei concludere appunto con questo, che il discorso dell'incontro di oggi è un incontro che ha messo al centro, partendo da punti diversi, di vista molto diversi, ha messo al centro l'importanza di capire che l'odio, da qualsiasi parte, per qualsiasi motivo lo si viva, deteriora soltanto la vita delle rovina la vita delle persone. Da qualsiasi parte ci si arrivi, per qualsiasi motivazione più o meno legittima. E io vi ringrazio, se avete altre domande ce le potete mandare e i nostri relatori vi risponderanno. E grazie davvero dell'ascolto, delle tante domande, della partecipazione. Ecco, chiudiamo qui, grazie. Grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie. Ciao a tutti. Ciao Giorgio. Ciao. Ciao Lore. Ciao a tutti.